Robert Doisneau. 10 foto per 10 storie. La contessa Gaëlle e Monsieur Pedro. A Doisneau hanno dedicato tante mostre, ma questa è diversa, perché il curatore, Gabriel Boré, ha scandagliato i 450.000 negativi dell'archivio per distillarne una selezione capace di tratteggiare un ritratto dell'artista a figura intera. Quindi sì, ci sono gli scatti imprescindibili, ma ci sono anche foto poco conosciute che ci permettono di scoprire il Doisneau meno noto, come quello dei lavori su commissione. Non solo pubblicità, ma anche editoria. Abbiamo fatto qualche reportage insieme, in particolare per Vogue, ha raccontato la grande fotografa Sabine Weiss. Ma quando si pensa a lui, raramente vengono in mente gli scatti per le riviste di moda, benché ce ne siano di molto belli. Si pensa soprattutto alla sua attività documentaristica su Parigi e la sua periferia. Le commissioni lo mettevano a disagio, lo obbligavano a uscire dal guscio. Era un sedentario che detestava allontanarsi dalla sua periferia. «Ho sprecato molte energie», confesserà parlando di quei lavori. Si può quindi immaginare con che spirito, su richiesta di Vogue, nel 1951 lasciò Parigi per andare fino all'Hotel de Paris di Biarritz, a una cena di gala a cui partecipavano anche i due protagonisti che danno il titolo a questa foto, la contessa Gaëlle e Monsieur Pedro, la contessa Doncieux in l'abito Lanvin e il signor Pedro Corcuera, di cui tutta Biarritz ammira l'eleganza da mezzo secolo e che lui, il Doisneau delle periferie, per dispetto, immortala nell'attimo esatto in cui ha gli occhi chiusi. E noi sorridiamo.